Sono stato appena ascoltato in audizione dalla Commissione parlamentare antimafia a Roma a seguito della mia elezione a sindaco di Bovalino. È stata un'esperienza importante perché mi ha consentito, quale primo cittadino, di fare chiarezza e tranquillizzare lo Stato e i miei concittadini. Esordisce così sulla propria pagina Facebook Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino, ascoltato a Roma circa la regolarità della campagna elettorale, nonché sulla regolarità e legittimità del risultato finale della stessa. Interrogato dalla Presidente Rosi Bindi, il primo cittadino ha espresso l'autonomia che l'attuale amministrazione ha voluto ottenere dal passato, rinnovamento tangibile anche dai nomi coi quali si compone la nuova giunta. Il problema che è stato una delle origini, diciamo, anche del scioglimento, cioè la costruzione dell'adeguamento del tratto tra Bovalino e Bagnara, che ha visto la presenza di società, di imprese, insomma, sono risultate legate a Santa Paola, legate all'Ndrangheta, come... Allora, io conosco la vicenda così, anche per questioni magari professionali. Ho difeso l'amministrazione provinciale, che è stazione appaltante, il comune di Bovalino non c'entra su quell'area, su quell'opera, anche per il tratto di strada interessato da quei lavori e fuori dal comune di Bovalino. Però per il resto, perché è nel comune di Natile, quindi Careplati, non rientra nel comune di Bovalino, quindi conosco la situazione in maniera diciamo, diversa da un altro piglio dal punto di vista professionale, perché c'è anche per la costruzione delle strade dei problemi di risarcimento del danno. Per il resto non conosco approfonditamente. Non tocca al comune? No, non tocca al comune, perché la stazione appaltante è l'amministrazione provinciale, oggi città metropolitana di Reggio Calabria. E il condizionamento del voto che c'era stato precedentemente è stato uno dei motivi dello scioglimento. Volevo capire se durante questa campagna elettorale a lei risulta una presenza, un tentativo di condizionamento da parte delle organizzazioni mafiose nel comune. Presidente, per quanto ci riguarda, assolutamente no. Io non ho né avvertito né subito delle pressioni. Il nostro movimento è stato volto anche a un rinnovato modo di fare politica, un cambiamento. La prova ne è che io ho 41 anni, la seconda esperienza politica, e tutta la mia giunta e i consiglieri che fanno parte della maggioranza sono persone che non hanno nessuna esperienza politica. Rinnovamento totale avete fatto? Sì, 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 noi sì, come movimento sono stati 12 consiglieri, poi 13 con il sottoscritto, tutte persone che non avevano precedenti esperienze politiche, ma erano sganciate soprattutto da logiche politiche che nel corso degli anni avevano governato e amministrato Bovalino. Solo io avevo quell'esperienza che, li ripeto, è finita da amministrazione. Appena un anno con le mie dimissioni e il passaggio all'opposizione. E l'orientamento della lista civica è centro-sinistra o centro-destra? No, siamo proprio un'espressione civica, perché le posso dire che all'interno ci sono esponenti del PD, tesserati, ma anche esponenti di Forza Italia, che si sono accomunati tutti insieme sotto un unico progetto, quello di dare finalmente un nuovo slancio a Bovalino, che era un centro davvero turistico importante, ma anche commerciale, che purtroppo per una serie di eccezioni quasi sempre comunque subite, purtroppo lo ha visto penalizzato e fare molti passi indietro rispetto a quello che è negli anni 70. All'opposizione chi c'è allora? Tutte le forze politiche ufficiali o altre liste civiche? Sì, erano altre liste civiche, una di orientamento di centrodestra, l'altra erano diversi esponenti, ritengo, anche se vicino anche al centrodestra. E la giunta alla quale lei è uscita, che giunta era? Era anche là un'espressione di civica, ma c'erano molti esponenti più vicini al centrodestra che al centrosinistra.